Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si realizza il copia e incolla speciale da una serie storica di dati che è presente nel web. Siamo andati ad esempio con il browser internet nel sito del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Vedete, all'interno di questo sito ci sono i dati, per esempio, delle precipitazioni piovose. Forse non può sembrare, ma spesso all'interno, dei siti web ci sono delle entità che di fatti sono a tutti gli effetti sono delle tabelle, le tabelle che possono essere inserite all'interno del foglio di calcolo. Noi utilizziamo LibreOffice Calc, ma queste operazioni sono identiche anche in Microsoft Excel. Allora, quello che si può fare in LibreOffice Calc, se si vuole importare questa che a tutti gli effetti è una tabella, la si seleziona con il mouse, premendo il tasto sinistro, mantenendolo premuto e invadendo l'intera tabella. Poi si fa tasto destro copia, si va all'interno di LibreOffice, si crea un nuovo foglio elettronico bianco e poi praticamente si può fare tasto destro, incolla speciale e scrivere testo non formattato. Perché è conveniente fare non semplicemente incolla speciale testo non formattato? Perché spesso la formattazione di queste entità tabulari all'interno di una pagina web, queste formattazioni sono diverse da quelle che vengono recepite dai fogli di calcolo. Quando si fa questo tipo di operazioni, noi vediamo che viene aperta questa finestra che ci chiede di verificare qual è praticamente l'elemento che separa una colonna dall'altro. Vedete che questa operazione è molto importante perché se noi non scegliamo nessun elemento di separazione di una colonna dall'altro, l'eventuale foglio di calcolo che viene fuori viene tutto confuso. Questa è l'anteprima. Se noi ne scegliamo una sbagliata, per esempio diciamo che l'elemento di separazione è la virgola, vedete che viene un problema derivante dal fatto che siccome nei dati delle precipitazioni piovose ci sono i decimali con la virgola, praticamente questo piccolo motore di interpretazione della tabella ritiene che la virgola dei decimali sia la separazione delle colonne. E a tutti gli effetti invece la separazione delle colonne noi vediamo che viene fatta con il punto e virgola. Tant'è vero, noi quando lo premiamo e scegliamo anche la tabulazione, vedete che finalmente non mi divide le unità dai decimali, ma con la tabulazione mi individua tutte le colonne, no? Zona geografica, il primo periodo, il secondo periodo, il terzo periodo, e poi mi mette i dati praticamente in maniera corretta. Allora, dopo che abbiamo scelto in questo pannello qual è la tabulazione facendo queste prove, basta fare così e si vede che funziona o non funziona, noi facciamo ok. E vedete che viene fuori praticamente la tabella che prima era in questo sito web, con il copia e incolla speciale testo non formattato, viene all'interno del nostro foglio di calcolo e poi uno fa le formattazioni grafiche che vuole. Ma qual è il problema? Questa tabella è sviluppata in maniera, diciamo, orizzontale. Se noi andiamo a vedere all'interno, per esempio, dell'anteprima di stampa, vediamo che questo documento è un pochino pasticciato perché sono tante pagine, vedete, pagina 2, pagina 3, pagina 4, eccetera, però con una serie di dati che sono parziali, cioè noi vogliamo che la tabella si sviluppi seguendo la 4 in verticale. La chiudiamo l'anteprima, quello che si può fare è fare un'altra volta copia e incolla speciale. Noi selezioniamo la prima cella, poi facciamo CTRL maiuscolo a destra per andare in fondo all'entità tabulare, CTRL maiuscolo in fondo, poi con il ritorno andiamo all'inizio, rifacciamo un'altra volta e vediamo che abbiamo selezionato l'intera tabella. Facciamo tasto destro, copia. Poi con il ritorno andiamo qui all'inizio del foglio e facciamo un'altra volta tasto destro, incolla speciale. Questa volta scegliamo proprio il pannello dell'incolla speciale e gli diamo l'opzione, vedete, inverti. Praticamente in Excel viene chiamata trasposizione. In Office Calc, in LibreOffice Calc viene chiamata inversione, cioè inversione delle colonne con le righe per farla entrare verticalmente all'interno della 4. Perché viene chiamata inverti invece che trasposizione? Perché loro, secondo me, si sono resi conto che in Microsoft Excel, in quel mondo là, c'è un po' di confusione fra il copia e incolla trasposto e invece la funzione matrice trasposta, che è un'altra cosa, perché con la matrice trasposta si crea un collegamento fra l'origine dati e
e la nuova tabella trasposta. In definitiva, inverti e trasponi, diciamo, è la stessa cosa. Viene usata il LibreOffice Calc inverti. Facciamo OK e vediamo che con il copia e incolla speciale non solo si può fare un copia e incolla di testo non formattato e quindi più chiaro alla lettura, ma poi si possono invertire le colonne e le righe e avere un documento molto più chiaro. Se noi, per esempio, selezioniamo nuovamente l'origine dati con CTRL maiuscolo destra, CTRL maiuscolo in basso, facciamo tasto destro e facciamo cancella contenuto e gli diciamo elimina tutto. Vediamo che adesso che se andiamo per esempio e facciamo tasto destro qui ed eliminiamo le righe, se andiamo nell'anteprima di stampa, finalmente noi che cosa abbiamo? Abbiamo un documento che può essere manipolato più chiaramente e che consta di una sola pagina. Vedete che le freccette per andare a pagina successiva, a pagina precedente sono in grigetto. Vuol dire che finalmente la nostra entità tabulare è stata manipolata correttamente ed entra in una pagina sola. Se l'avessimo lasciata come era in precedenza, senza usare copia e incolla speciale, inverti righe e colonne, praticamente avrebbe stampato 3-4 pagine. Con dei dati che però non sono completi. Invece, invertendo le colonne con le righe, viene in una sola pagina e vediamo che la lettura è molto più facile perché ci sono le zone geografiche, nord, centro, sud o Italia, e poi ci sono, diciamo, le date e i periodi dati. Che questa entità fosse di questo sito web, no, delle politiche agricole, fosse una tabella per un foglio di calcolo, si capisce perché abbiamo noi, per esempio, qui il pulsante molto evocativo scarica in Excel, sarebbe scarica per Excel. Ogni qualvolta noi troviamo questo tipo di pulsanti e di collegamenti, dobbiamo sapere che questi tipi di tecnologie funzionano anche per LibreOffice Calc, perché è esattamente la stessa cosa. Quindi facciamo salva file e noi andiamo a vedere. Il Ministero delle Politiche Agricole ci dà un file che è separato da virgole, cioè SV significa separato da virgole. Se le apriamo noi con un lettore di testi, vediamo finalmente perché abbiamo dovuto scegliere punto e virgola e la tabulazione come separazione delle colonne e non le virgole. La virgola perché era la virgola dei decimali dei millimetri piovuti praticamente all'interno di quel periodo. Quindi se io scelgo la virgola come separatore di colonne, l'entità tabulare viene ristrutturata scorrettamente. Se io scelgo il punto e virgola viene strutturata correttamente. Ma allora facciamolo, se noi in Linux facciamo doppio clic su un file CSV, vedete che automaticamente viene fuori subito il pannello di LibreOffice Calc, perché sa che i file separati da virgole CSV vengono aperti con i fogli di calcolo. Ancora una volta qui capiamo che se noi sbagliamo per esempio ad indicare il separatore e indichiamo per esempio la virgola, vedete che qui ci separa scorrettamente tutti i dati in maniera scorretta e addirittura ci mette i decimali della colonna precedente insieme alle unità della colonna seguente, perché pensa che la virgola dei decimali è il separatore. Se invece noi togliamo la virgola e mettiamo il punto e virgola, ecco che tutti i dati vengono incolonnati. Quindi questo pannello è molto importante ed è molto importante comprendere che scegliere questa opzione è praticamente necessario per strutturare la nostra entità tabulare in maniera corretta. E un'altra opzione importante è se ci sono dati o numeri o euro, è scegliere individua numeri speciali, se no dopo bisogna rifarlo a mano. Per esempio, se non capisce che un'entità è un euro, bisogna rifarlo a mano. A questo punto facciamo OK e un'altra volta noi ci ritroviamo di fronte all'entità tabulare sviluppata scorrettamente in maniera orizzontale. Ecco che questa è il tratteggiato è la fine della pagina del foglio di calcolo che verrebbe stampata in più pagine in maniera scorretta. E anche in questo caso qui possiamo fare CTRL maiuscolo in basso, CTRL maiuscolo a destra, abbiamo selezionato tutta la tabella, facciamo copia, riandiamo all'inizio, facciamo tasto destro, incolla speciale e gli diciamo inverti anche un'altra volta. Ed ecco che è venuto qua completamente invertito. Noi dobbiamo renderci conto che però con il copia e incolla speciale invertito, se noi per esempio cambiamo questo dato qua, il 29,3 del nord, ci scriviamo per esempio 100, vedete, non succede niente perché il copia e incolla speciale crea un'entità completamente autonoma, cioè non c'è un collegamento fra il sorgente dati e l'entità che noi abbia, in cui noi abbiamo invertito colonne e righe. Allora, se noi cancelliamo questa colonna qua e invece utilizziamo la funzione matrice trasposta,
e inseriamo uguale, perché per inserire le funzioni bisogna inserire uguali, facciamo matr.trasp, e vedete matrice trasposta, e poi ci chiede, se apriamo le parentesi, ci chiede qual è la matrice con il triangolino nero, mentre in Excel c'è per esempio il grassetto. Noi indichiamo la matrice e come sempre facciamo CTRL maiuscolo in basso, CTRL maiuscolo a destra e poi torniamo indietro e poi chiudiamo. E con le funzioni matriciali noi dobbiamo sapere che per chiudere la funzione non si può fare invio, ma si fa CTRL maiuscolo invio. Vedete che anche questa volta sembra che l'effetto sia assolutamente identico a copia e incolla speciale inverti, ma in realtà questa è una funzione, è matrice trasposta, che crea una seconda entità in cui le colonne e le righe sono invertite, che però è collegata. Se noi qui al posto del primo periodo scriviamo 200 e facciamo invio, vedete che qui cambia. Se facciamo 300, vedete che qui cambia. Quindi noi dobbiamo capire che se noi invertiamo colonne e righe manualmente utilizzando il copia e incolla speciale inverti, si creano due entità completamente separate in cui vengono invertite le colonne e le righe. In questo caso vedete il nord, il centro e il sud sono le intestazioni di riga, in questo caso nord, centro e sud sono le intestazioni di colonna. Se noi invece utilizziamo la funzione matrice trasposta, che chiusa con CTRL maiuscolo invio viene, come vedete, descritta dalla presenza delle parentesi graffe, in realtà creiamo una seconda entità tabulare che, pur essendo trasposta, è collegata. Quindi vediamo per esempio il 13,5, noi lo cambiamo a 1000, facciamo invio ed ecco che viene 1000. Questa è la differenza fra copia e incolla speciali inverti o trasfondi e in realtà l'utilizzo della funzione matrice trasposta. Il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, io spero che vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.